Siete stanchi di vedere il vostro computer che va lento come una lumaca e pensate di doverne comprare un altro e spendere molti soldi? Quando invece possiamo utilizzare alcuni trucchetti per poter rendere il nostro PC più veloce? Allora seguitemi in questi 10 trucchi per velocizzare il proprio computer. Innanzitutto dobbiamo modificare le opzioni di risparmio di energia. Ci sono molte opzioni che consentono di fare questo, ma noi andremo a fare un trucchetto, perché io vi lascerò in descrizione una stringa dove dobbiamo incollarla e verremo indirizzati delle prestazioni eccellenti. Come possiamo fare questo? Seguitemi e vi faccio vedere attraverso, io ve l'ho incollato qui nel block note, questa stringa dobbiamo incollarla nel prompt dei comandi. Come possiamo fare questo? Andiamo semplicemente qua sotto e scriviamo cmd. Vedete qui prompt dei comandi, andiamo qua sotto, esegui come amministratore. Dopodiché ci troviamo qua con questa finestrella. Ok, prendiamo qui la stringa e con il tasto CTRL CTRL più C, clicchiamoli tutti e due insieme, abbiamo copiato, spostiamoci di qua e poi facciamo CTRL, quindi CTRL più V e abbiamo incollato la stringa. Dobbiamo fare semplicemente invio. Combinazione risparmio energia, prestazioni eccellenti. Avete visto come si sono modificate le cose, ma dove possiamo andarla ad attivare? Perché ovviamente non è attivato. Andiamo sempre qui sotto, risparmio energetico. Basta semplicemente scrivere all'inizio le iniziali e andiamo a cliccare qui sopra. Quindi andiamo qua, selezioniamo questo che ci è apparso, prestazioni eccellenti, e andiamo a chiudere. Così facendo abbiamo attivato le prestazioni eccellenti. Primo step per velocizzare il nostro computer. Secondo step. Come seconda cosa dobbiamo andare a disabilitare tutti i programmi eseguiti all'avvio. Per fare questo io vi consiglio il programma CCleaner. Vi lascio anche il link per poterlo scaricare gratuitamente. Quindi andiamo su CCleaner, io l'ho già installato, e questo C con lo spazzolone, e vi aprirà, quando l'avete installato, questa finestra è molto importante perché possiamo andare a fare molte cose, come andare praticamente su strumenti, avvio, e vi troverete questi qua. Questi programmi sono impostati per essere eseguiti all'avvio del computer, quindi vi troverete Windows e qua vi troverete tutte le vostre applicazioni con attivato. Sì, vedete che io ho scritto no su attivato, perché io semplicemente voi ve lo ritroverete così, tipo Adobe Acrob sincronizzatore bla bla bla, io non lo voglio attivo, quindi vado semplicemente a disattivarlo. Anche il Cleaner Smart Cleaning lasciamolo attivo, questo qui. Andiamo a disabilitare quello che a voi non interessa. In questo caso dovete avere un po' più di dimestichezza su quali programmi sono attivi nel vostro PC, perché se voi andate a chiudere qualche programma che viene utilizzato da Windows, potrebbe non funzionarvi più bene Windows. In questo caso io so che tipo Wondershare Help Compact è un applicativo per l'aiuto del mio programma di montaggio video, quindi a me non interessa. AnyDesk, pure qui AnyDesk è un programma per poter gestire computer in remoto, quindi non mi interessa. E tutte queste cose io le ho disattivate. Quelle che sono attive vuol dire che sono utilizzate da Windows. Quindi questo è un'opzione per poter velocizzare il nostro computer, perché all'avvio non vi aprirà più i programmi che non vi interessa, quindi sarà un po' più veloce. Terzo step, dobbiamo andare a chiudere i suggerimenti e i trucchi di Windows. Cosa significa questo? Che venite con me, dobbiamo andare qui qua sotto, vedete Start, clicca col tasto destro del mouse, andate su Sistema, andate su Notifiche e Azioni,
E vedete qui notificazioni, io ce l'ho tutte selezionate, però qua sotto troveremo ottieni suggerimenti durante l'uso di Windows, non ci interessa. Suggerimenti e modi per completare la configurazione del dispositivo per ottenere il master di Windows, non ci interessa. Mostra configurazione e personalizzazione di Windows dopo aggiornamenti occasionalmente quando esegue l'accesso, segnalare attività e suggerimenti, non ci interessa. Possiamo ottenere queste tre opzioni disattivate perché così almeno non abbiamo suggerimenti e Windows non deve fare cose che non servono. Quindi in questo modo possiamo velocizzare il nostro computer. Quarto step. Molti di voi che hanno un computer abbastanza recente, hanno a disposizione OneDrive. OneDrive è semplicemente un programma dove fa del backup, quindi salva i vostri file dentro un server. Quindi quel OneDrive lo potete disattivare. Per fare ciò, voi ve lo troverete, io al momento non ce l'ho perché non l'ho proprio installato, ve lo ritroverete qui sotto o se non lo vedete qui sotto lo troverete qua nella freccetta, troverete una nuvola con scritto OneDrive e voi dovete semplicemente cliccare col tasto destro sopra di essa e andare a cliccare su impostazioni e andare a disattivarlo completamente. Se non riuscite a fare questa operazione, vi consiglio sempre di andare su CCleaner, andare sempre su strumenti, avvio e qui vi troverete il programma OneDrive. Quando troverete OneDrive qui, andate su a disattivarlo, quindi su attivato, cliccate no, quindi disattiva. In questo modo avrete disabilitato OneDrive che non vi servirà a niente. Quinto step, dobbiamo disattivare l'indicizzazione della ricerca. Indicizzazione della ricerca. Ecco, ce l'ho scritto qua per quello. Per fare questo dobbiamo andare semplicemente qui sotto e scrivere indicizzazione, opzioni di indicizzazione. Vedete qui sopra che troverete opzioni di indicizzazione. Quindi andare qui, cliccare su modifica e se voi avete qui sotto i vostri dischi del computer attivi, quindi selezionati così, voi dovete andare a deselezionare, io posso anche deselezionare questo che non mi interessa e tenerli deselezionati perché così facendo la indicizzazione non andrà a fare delle ricerche quando voi cercate qualche cosa perché i computer un pochettino più vecchi risentiranno di questa opzione, quindi andranno un pochettino più lenti e andiamo a dargli l'ok.